Salve a tutte ragazze e ragazzi, oggi sono qui con un nuovo video ed è un nuovo haul. E vi rendete conto? Non ho ancora pubblicato quello vecchio, quindi sì. Vi farò vedere due cosettine, giusto due, sono poche cose. Ciò che ho comprato da OVS e cosa ho ordinato da, come si chiama? My Makeup. Comunque dopo ve lo dico. Ed il pacco arriva da Varese, ho fatto l'ordine sabato e oggi è martedì e mi è già arrivato, mentre ho fatto un ordine venerdì da Sephora e non mi è ancora arrivato, però vabbè. Sì, ci sarà nel prossimo video, quindi sì. Iniziamo da OVS, la versione OVS. Allora, da OVS ho comprato questo toppino carinissimo del quale mi sono letteralmente innamorata. Questo qui. Con ananas, palme, macchine fotografiche, cocktail gelati sopra, bellissimo, proprio, cioè io amo. Bellissima, e l'ho pagata. È una L, è fatta di viscosa ed è 9,99 l'ho pagata. Poi ho preso un'altra magliettina, è da tanto tempo che non compro magliettine, e io come sempre guardo storto. Questa qui, molto bella, della linea Rock Festival Tulle, questa linea qui, molto bella. E praticamente qui è grigia, è con scritto Milano, New York, Tokyo e London. E giù invece scende così lunga, lunga, lunga fino al ginocchio, tipo con questo tulle. E ho intenzione di metterla con leggings nero, molto carine. Anche questa qui, no, questa qua forse l'ho pagata di più. Sì, infatti questa qui l'ho pagata 15 euro, 14,99, però molto carina, amo questa parte qui. Infine ho preso un pantalone fatto in questo modo qua, chiaro, è da un sacco di tempo che non compravo pantaloni chiari e qui guardate un po', è bellissimo, beh qua è tutto stracciato, qua è semplice. E qua vedete stracciato, poi c'è una palma, un fenicottero, California. Questi un ananas, un drink e credo sia tutto. E questo qui l'ho pagato 24,99, quindi un pochettino, però è carinissimo. Io amo queste toppe, credo che si chiamino, vero? Sono cucite, quindi mi piace ancora di più perché non sono quelle toppe attaccate, ma sono proprio cucite sul tessuto, quindi sì, mi piace moltissimo. E mi hanno dato anche uno sconto di 10 euro per spendere sul sito. Dopo riordino e passiamo all'ordine. Vedete, è tutto quanto sigillato, non ho aperto niente, mi è arrivato mezz'ora fa e quindi apriamo insieme. Allora, purtroppo non è una collaborazione. So che questo sito ha fatto collaborazioni con moltissimi youtuber, anche con youtuber che non hanno chissà quanti iscritti, però purtroppo nel mio caso non è così. Ho pagato tutto quanto con i miei soldini. E vediamo insieme, sto aprendo, se non vi ne siete rese conto, ed ok, dentro è tutto quanto così, e c'è scritto striscia di garanzia, sigillo di sicurezza, vabbè, non siamo. Apriamo. Apriti. Genio. È tutto impacchettato carino carino in questo pacchettino e vediamo cosa ho preso. Non so come sia possibile, però non c'è una ricevuta. Io non mi ricordo come si chiama il sito. Dovrebbe essere mai. Oddio, è impossibile. Non c'è scritto il sito. Si chiama. Non c'è scritto. Comunque ve lo scrivo qui perché veramente non mi ricordo. Ed ho ordinato 4 prodottini della NYX. Perché su questo sito praticamente se fate un ordine, il vostro primo ordine iscrivendovi alla newsletter, vi danno il 5 euro di sconto. E già ho notato che una cosa mi è arrivata tutta spiegazzata. Adesso non vi vedrete. Certo, non vi renderete conto, però vedete, è tutta spiegazzata qui. Vedete? Però vabbè. Fino a un certo punto, l'importante è che non ci sia niente di rotto, quindi. Allora, ho preso questo glitter primer, adesso apriamo insieme, c'è scritto Glip 01,
Visto che già è tutto piegato, apriamolo, già che ci siamo. Non sono capace di aprire le cose in modo normale. È questo qui, il packaging olografico, mi fa impazzire, è bellissimo. Poi ho preso, ovviamente, se ho preso una base per il glitter, ho preso anche dei glitter che in realtà mi immaginavo fossero più grandi, sono piccolissimi. Hanno 2,5 grammi. Adesso apriamo insieme. C'è il sigillino. Sono fatti così. E qua c'è questo chiusura tipo stile polvere, non so, molto carino. Non lo swatch adesso, vedrò. Lo farò vedere in un video. Poi ho preso una matitina labbra. La matitina labbra è la Peekaboo Neutral. La 860. Così mi rovinerò tutti i denti. Allora, apriamo. Bella swatch questa qui. Carino, è un nude rosato. Carino. E poi la palette. Questa qui. Questa qui è la Contouring and Highlighting. Allora, contiene 8 prodottini cambiabili, cioè, nel senso, praticamente quando vi finiscono potete comprare la singola cialdina e aggiungercela. Questa qui è la palette. Vedete, trasparente, si muovono dentro, questa cosa mi mette ansia. E dentro ha tutti questi prodottini carini. Io non ve li swatch perché bellissimo, bellissimo. Carino. Non ve li swatch adesso, ve li farò vedere in un video a parte. E per quanto riguarda i prezzi, allora questa qui mi ricordo di averla pagata 22 euro e qualcosa, mentre gli altri non mi ricordo i prezzi, quindi sicuramente vi metterò i prezzi qui e nell'info box e vi metterò i link a tutti i prodotti qua sotto. E adesso che mi guardo là dentro, cioè sembra che io ho una cosa pazzesca, cioè sembra che io ho la faccia scavata e vi assicuro che questo non è mettere, non è fare il contouring, ho semplicemente fatto uno swatch in faccia. Beh, mi vedo nello specchio e decente. E nulla, sono molto contenta. Questo era tutto, questo video è lunghissimo e sì. Appena mi arriva l'ordine Sephora vi faccio il video anche per quello. Non vi dico cosa ho ordinato se non è interessante. Spero che questo video vi sia piaciuto. Baci, alla prossima!